Mancano pochi mesi alla vendemmia e tra i filari e le vigne del Chianti è tempo di bilanci e previsioni. La variabile impazzita si è dimostrata essere quella meteorologica e dopo un 2017 che sarà ricordato per la siccità, il 2018 passerà invece alle annali per la piovosità. Da un po' d'anni a questa parte la bizzarria ci si sta abituando, sta diventando quasi una normalità. Stiamo andando bene, soprattutto vedendo sotto una giornata di sole come quella di oggi, è straordinario. Abbiamo avuto varie fasi di quest'anno, abbiamo avuto un inizio molto anticipato, precoce, che poi dopo si è rifermato grazie un po' al freddo che è ritornato e adesso siamo su dei tempi regolari, siamo quasi su una vendemmia da anni 80, insomma, quindi ci si aspetta qualcosa di buono. Ecco. Difficile fare previsioni con queste bizzarrie del meteo. Le aspettative sono buone, ma saranno fondamentali i prossimi due mesi. Ma da adesso in poi ci vuole il sole come questo, senz'altro. E ci vorrebbe qualche pioggia, ma non adesso. Cioè adesso, diciamo, i terreni sono pieni di acqua e quindi potrebbero ancora andare avanti. Penso a un luglio, una pioggia a luglio, penso a una pioggia in agosto, ma non una cascata d'acqua. Cioè, penso a una pioggerellina leggera di qualche millimetro che possa dare un po' di sollievo. Novità in arrivo per le dichiarazioni dei redditi 730, a partire dai termini per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ma scopriamo di cosa si tratta. Novità di quest'anno è legata alla scadenza di presentazione del modello fiscale. Mentre prima le date previste erano due, quest'anno sono tre e sono una fissata per il 29 di giugno, una per il 7 di luglio e una per il 23 di luglio. Ma chi è tenuto a presentare il modulo di dichiarazione? Il 730 deve essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti, sia che abbiano una certificazione unica, ma soprattutto quelli che hanno più di una certificazione unica e che quindi durante l'anno hanno avuto più di un rapporto di lavoro. Oltre ai lavoratori dipendenti, sono tenuti alla presentazione del modello fiscale anche i pensionati. Gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena sono a disposizione dell'utenza per la presentazione del modello 730 e sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.